Come trovare l'uomo della tua vita? Questa è una domanda che molte donne mi fanno e si fanno. Innanzitutto io mi sento di dare un consiglio, che è quello di essere consapevoli, prendere consapevolezza del fatto che voi potete trovare la persona giusta solo quando uscite dal bisogno di trovare la persona giusta. Perché altrimenti sarete sempre una persona che dipende da un'altra persona e in questo modo si instaurano comunque relazioni che non sono molto, come dire, funzionali e che non sono molto armoniose, perché una persona è dipendente da un'altra, l'altra persona a sua volta sarà una persona o che sfrutta la vostra dipendenza o che è a sua volta dipendente. Quindi, posto questo, un passo fondamentale che io consiglio a tutte le donne è quello di diventare indipendenti e libere dal bisogno, cercando quella che è la propria essenza, la propria vera natura. Perché? Perché solo quando realizzate la vostra vera natura potete liberarvi davvero dal bisogno, perché vivete un senso di pienezza, un senso di armonia con voi stesse e con l'universo. Quindi voi ora avete una vostra personalità che si è sviluppata quando eravate bambine e diciamo è un modo di inserirsi nel mondo e di fare fronte alla vita. La vostra personalità vi è stata, diciamo, magari anche un po' inculcata dall'educazione, dalla famiglia, dalla società. Quindi voi avete sviluppato questa che è una falsa personalità, perché siete andate a coprire la vostra vera essenza per poter comunque in qualche modo sopravvivere e trovare una collocazione nel mondo. Quello che vi propongo è una sfida ma importantissima. Cioè, dovete fare un po' tabula rasa di tutto, lasciar stare quella che è la vostra personalità, cioè quello che la vostra mente crede che voi siate, e accedere al vostro sentire più profondo. Quindi è un po' un viaggio dentro di voi. Ci sono diverse pratiche che potete fare, dalla meditazione alle pratiche di osservazione di sé, la pratica del testimone esterno, dell'osservatore esterno. Comunque, cercate di non dare per scontato chi siete e cosa volete, lo dovete ancora scoprire molto probabilmente. E il passo più importante per scoprire chi siete è affrontare le vostre paure. Questa è una grossa sfida. Sicuramente potrete attraversare un periodo buio, un periodo difficile, però è come il viaggio dell'eroe che scende nell'Ade, affronta i demoni e poi esce vittorioso. Quindi, se riuscite a farlo, riuscirete a accedere al vostro sentire più profondo. E qual è il risultato di questo? Il risultato è che sentirete una pienezza, un'armonia con voi e con l'universo. Quindi sentirete un fuoco, voi potete essere libere, realizzate solo quando sentite questo fuoco, cioè quando sentite che c'è una passione vera che anima la vostra vita. E una volta che l'avete trovata, per voi questa è la vostra missione, quindi è impossibile che voi vi sentiate dipendenti da qualcuno o da qualcosa, perché voi sapete benissimo che per voi è importante realizzare questa passione. Ecco, solo quando c'è questo tipo di sensazione siete sulla strada giusta e magicamente attirerete la persona giusta, senza volerlo, senza cercarla, perché avrete innalzato la vostra frequenza di vibrazione, quindi attirerete non più persone dipendenti o persone che sfruttano la vostra dipendenza, ma persone
vivono a livello di consapevolezza diverso e persone con cui poter instaurare un rapporto basato davvero sull'amore, sul rispetto, un rapporto in cui sentirete una vera armonia. Quindi, per riassumere, è un percorso difficile, ma è importante liberarsi dal bisogno. Sarete veramente libere dal bisogno quando accederete alla vostra vera natura, alla vostra vera essenza, che sicuramente è diversa, almeno in parte, dalla personalità che vi siete costruite. Come si fa a capire man mano nel vostro viaggio se siete vicine alla vostra vera essenza? Perché sentirete questo fuoco, sapretelo, avrete la sensazione che siete sulla strada giusta e vivrete quella che sentite come la vostra missione di vita con passione, sentirete questo fuoco. A quel punto lì saprete che siete sulla strada giusta. Questo è il mio consiglio. Per questo video è tutto. Vi ricordo, iscrivetevi al mio canale e seguitemi anche su Instagram. Ciao a tutti!